Non è un gatto visto da dietro. Io ne ho due. Uno rosso e una nera che si chiama Sciosa. No, questa è un'altra parrucca. Mi sto preparando psicologicamente per il film Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, dove interpreterò un minuscolo ruolo e minuscolamente pagato della moglie del personaggio interpretato da Leo Gullotta. Sì, mi cucucuido, noletto, ho una sola scena, Deletto. Volevo chiedere il vostro parere. Io sto andando in teatro a fare l'ultima replica di Malia. Farò delle brevi interviste, insomma, vi presenterò Coccaruno per smaltire questa mia sindrome depressiva. Aspettate, scusate, questo è il corno che non manca mai. Oggi è domenica, quindi devo essere con qualcosa d'oro per l'Arcangelo Michael. Prima di recarmi a teatro, dove vi farò vedere quanto sogno bene, poi con manata di teatro, di personaggi di teatro, volevo chiedervi che ve ne pare di questo look per fare una donna seria, una donna anni 70, un po' vintage, ecco questa è la calottina. Allora, quale delle due parrucche preferite? Ecco, scusate, mi alzo un attimo e mi vedete un po' di panza. Ecco, dunque, vicino a voi, com'è? Quale delle due è meglio? Oh, vi volete degnare a rispondere su YouTube? Ecco, YouTubiani, esprimete il vostro parere. Così pare un gagocciolo? A me piace. No, non me li posso tagliare, ragazzi. Io li ho lunghi, per adesso mi servono. Allora, ho avuto un po' di depressione dopo l'influenza. Sì, perché io ho sofferto di influenza e di astinenza. Sessantendesca, quasi settantendesca. Ci sono le astinenze fisiche, è vero. Poi arrivano quelle psichiche dovute dall'influenza. Dici, non si deve dire che... Un parente mio stretto, molto intimo, dovete capire chi è. Chi rompe le palle? Questi, ecco, mi ha detto: se non lo devi dire, che hai la depressione. E perché? Pourquoi? Per qui? Passi qua? Wait. Perché? Non l'hai a dire? Che così voi mi consolate e mi fate compagnia. Ci vediamo fra poco a teatro, perché poi danno la mezz'ora. Io sono ansiosa e mi devo preparare in tempo. Ciao, ci vediamo a teatro. Quale delle due parrucche? La A o la B? La A come amore e la B come... Teatro Vitaliano Brancati, Malia. Uno spettacolo che ha un successo enorme. Guardate quanto sogno bene questa pettinatura. Ma certo, io a fare a Zabina. Allora, ho trascurato questo canale che parla delle sessantenni. Ora faccio delle interviste qui a teatro. Ma intanto guarda qua, in estate, quando io mi abbronzo, le macchiette non si vedono più. Diteglielo ai dermatologi, che dicono che al sole si vedono di più. A mio acquasole tutte cose si muoiono. Ecco, però insomma non esageriamo. Questo è il mio costume, con un mixer di sacro e profano. Un po' sminazzato, però insomma, questo è il costume d'arte. Che mi fanno troppo bene in questi spettacoli. Come lo posso conquistare io, un cinquantenne? Ma chi lo vuole conquistare? Vabbè, siccome ormai il tema di questo canale è questo, e l'ho trascurato, ho parlato di arcangeli, di gossip, mi sono incazzata con delle notizie che vi volevo dare. Ecco, ma guardate come l'ho fatta bene, questo. Troppo bella mi fanno, ma chissà, ripeto, è a Zabina. Ora vi faccio vedere pure il mio camerino, il mio chaperin sobrio e poi proseguiamo con delle interviste, così restiamo nell'argomento di questo canale. Avete capito, youtubiani? Eh? Hai fatto troppa seria in questo periodo. Adesso gli voglio dare dentro con le sessantenni allo sbaraglio. Non si è visto bene il camerino, ecco, questo è. Guardate quanto sono sobria. Ecco, non che c'è questa lampadina, si deve togliere, sennò... Ecco, c'è Tuccio, ho mangiato dal Cotona. Mi è portafortuna da una vita che li ho qua.
Questo è un camerino, anzi sobrio, rispetto a quelli che ho di solito. Cerca di essere più spiritoso possibile. Ti piacciono le sessantenni? Non fare quella faccia! Cretino, avanti, rispondi? Beh, dipende. Intanto vi presento Riccardo Maria Tarci, Richard Mare. Richard Mare, teatro italiano Brancate. Allora. Sì. Sì? Certo. Sei diventato rosso. No, che non so. Quanti anni hai? 54. Allora, sei sposato o non fai testo? Fai finta che sei single. Sì. O che la tua deliziosa Daniela, se la tua deliziosa Daniela avesse 65 anni, lavoresti lo stesso? Certo, ci arriverà a 65 anni. Stai parlando di ora? Beh, certo. Abbiamo speranze noi, sessantenni? Ma perché no? Anche le ottantenni. Madonna, che bella intervista che sto facendo. Passiamo alle femmine. No, 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 tu sola, vieni, vieni, perché io lo so che... Sì, 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 chiudo. Quanti anni hai? 33. Sei innamorata? Sì, molto. Quanti anni ha il tuo ragazzo? 42. Quando tu ne hai 65, se il tuo ragazzo ti lascia, che fai? Rimani solo o ti cerchi in cinquantenne? Cerca di essere spiritosa, se no abbassiamo l'audience. Io mi cerco sì un cinquantenne, anche un 45enne, perché no? Allora io secondo te cosa dovrei fare? Dovresti cercare un quarantenne. Sì, ma come? Correggi calze, come? A un quarantenne. Come lo cerco? Non mi vogliono. No, ti vogliono. Vabbè, sì, è pagata. C'è Rugno soldi. Ora aspetta che c'è qualche attore figo qua, vediamo. Aspetta. C'è pure una terrazza qua. Guarda che meraviglia. È nella terrazza. Ma chi è? Ma quanto è bello, è americano. Chi è? Gioia, da dove vieni? Io vengo, sono catanese, ma vivo a Los Angeles. Giuseppe Schillaci. Io come l'ho detto, Giuseppe Schillaci. Senti, tu ti andresti a coricare con una sessantenne? È diventato rotto, sa che scema. Guarda che faccia! Ho fatto una faccia. Di la verità, dai. È nel mio canale YouTube. Saluta i miei canalisti qua, youtubiani. Un bacio a tutti. A tutti gli youtubiani, dillo. Un bacio youtubiani. È bello, giusto ti capire, guarda, mangi. Ma quanto è bello, eh? Guardate come glamour. È abbiato un cane a sederrazze, no, teatro Brancati. Non mi fare vergognare. Ci andresti? Non si risponde a queste domande. Non ci andrebbe. Dici qualche cosa di divertente per gli youtubiani? Un qualcosa di divertente? Non lo so, in questo momento sono timido. Io sono timido in questo momento, mi sto sentendo timido, in imbarazzo. Vediamo. Facciamo vedere pure la fisicità timida. Madonna. Ah, vai, beate le femmine che si abbandonano a questo tipo di timidezza. Cerca di essere spiritoso e comprensivo di questo dramma. Di cui sto per parlare. Sì. C'è un momento drammatico nella vita delle sessantenni, quando si vogliono fare uno di 50 anni. Abbiamo speranza? Intanto questo è Plinio Carmelo. Sì. Giusto? Ma una di 60 e se non le fare uno di 50? No, intanto di chi sei, sei un attore, è un attore. Ah, sono un attore. È un attore importante. Sì. Io lo sto comunicando. Se lo dice YouTube, Guia, figurati. Presentati. Allora è vero. Sono Plinio Carmelo, un attore importante, perché l'ha detto Guia, quindi sì, sono... Senza cognome, cosa ti Milazzo, che è una cittadina. Milazzo. Milazzo. Fa rima, però. E non lo so, non lo fa devo rima mai. Con l'argomento interessante. Dei cinquantenni. Sì, che del perché glande, è un po'... diciamo. Esatto, un argomento... Fa rima con la parola glande. Milazzo. Milazzo fa rima con la parola glande. Fai mente locale. Cioè, vabbè. Allora. Quindi il problema non c'è, perché allora se uno è MILF quando è quella di quando uno di 20 si vuole fare quella di 40. Sì. Quindi quando uno di lei è di 60 se non le fa uno di allora, 50. Questo attore sta tergiversando. Tergiverso. Che tu di prima dissi un no quanto una casa. No, non è vero. Si può sì, fare, si o può un fare. No è diventato un russo, fa. Stava tremando no, tutto. No, si fa. Una cosa indegna. Ha risposto no. No, Giuseppe Schillaci. Ma Schillaci ora tu vuole... stai tergiversando. Non tergiverso. Te cuccassi tu con una di 60 anni. Rispondete, ma ancora non ne ho. Stronzi di 50 no, anni. Non ho ancora 50, non ce li ho però, hai visto? Ancora che vado Angela su. Angela Pet. Allora mi fermo sui 54-55. Sì, avanti. Forza. Con una... sì. 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 Allora fra 10 anni ti farò la stessa domanda. Se va ci capo. Sì. Sì. Va bene? No, esce tra 5 anni basta la domanda. 5. Ma io ne ho speranze? Certo. Allora, signore,
Questo era Plinio Milazzo, teatro italiano Blancati. No, Blancati. Brancati. Malia, arrivederci perché ha dato la mezz'ora. Esatto.